Allora, amiche, amici, buongiorno, buon inizio di settimana a tutti. Io qui, come vedete, ho del sugo fatto. Oggi andrò a fare pasta alla norma. Dunque, ora vi dico gli ingredienti. Io qui in questa padella ho prima di tutto pulito una melanzana bella grande, l'ho fatta a tocchetti come vedete e l'ho fritta. Poi questa è un po' che io ho tolto, che andrò a mettere dopo sopra una guarnizione assieme alle foglie di basilico. Poi qui io ho messo un po' d'olio sempre alla stessa padella dove ho fritto, in modo che rimane il sapore. Ho aggiunto olio evo, ho messo uno spicchietto d'aglio, l'ho fatto soffriggere e poi ho messo del pomodoro pelato, e ho aggiunto un po' di sale, peperoncino, e io ho aggiunto, questa sarebbe la ricetta originale della norma, però io ho voluto spasare un pochino, andare fuori delle regole, ho voluto aggiungere qualche oliva per dare un po' più di sapore in più. E ho messo quindi queste olive, pomodoro, sale e peperoncino e ho fatto cuocere il sugo. A fine cottura, quasi a fine cottura, ho aggiunto le melanzane che avevo fritto precedentemente, le ho fatte insaporire bene bene e ritirato il sugo. A fine cottura ho aggiunto 3 foglie di basilico, come vedete, tutte spezzettate. Eccolo qua. Il sugo alla norma è pronto. Ora non resta che mettere l'acqua per la pasta, poi andrò a far insaporire direttamente qua nel sugo la pasta al dente, e la farò insaporire bene bene e poi dopo andrò a grattugiarci sopra della ricotta salata. Eccola qua, questa ricotta salata di pecora. Andrò a grattugiare sopra il piatto. Ecco amiche, questo è tutto. Poi metterò come sempre la foto del piatto finito. Ciao a tutte amiche e buona giornata.